Un vampiro uccide la madre di Bambi. Bella arriva Fox portando una ventata d'allegria. Edward entra a scuola con un ralenti e Bella si bagna. Edward salva Bella da un incidente e la troupe di Rialti via corre. I Cullen parlano del loro segreto nel bel mezzo di un corridoio d'ospedale. Edward raccoglie una mela al volo. Togli la prima pila. Bella va in libreria e uscendo si ritrova in un vicolo di Gotham City. Edward ammette di essere uno stalker, è così romantico. Bella scopre che Edward è un vampiro, ma se ne frega. I vampiri non muoiono alla luce del sole, ma brillano come Swarovski. Per non farsi notare, i vampiri vivono in una casa piena di vetrate. Edward si fidanza con un'umana e svela il suo segreto, ma i Cullen se ne fregano. I Cullen giocano a baseball per mostrare gli effetti speciali. Arrivano i Black Eyed Peas cattivi, il biondo vorrebbe trombarsi Bella. Il nero dei Black Eyed Peas di colpo diventa buono, perché gli va. Il biondo cattivo gira un porno casalingo con Bella, ma Edward lo ferma. Edward non può uccidere il biondo per oscuri motivi, i suoi fratelli invece lo smembrano. Bella è salva quando balla con Edward e tutti scappano. La rossa di Black Eyed Peas li spia, ma non frega niente a nessuno. Le bimbe minchia urlano al cinema a fine. Togli la prima pila.